La promessa, anticipazioni. La rivelazione di Catalina Manuel. Lunedì, 9 ottobre 2023. Lorenzo decide di affrontare la baronessa Elisa, dicendo quali sono le sue intenzioni in merito all'eredità lasciata dal barone Juan. Lorenzo mette in chiaro di avere diritto ad ereditare esattamente come il nipote di Juan, Curro. Alla fine, dopo aver parlato a lungo, Elisa e Lorenzo riescono a trovare un accordo su come verrà suddivisa l'eredità data dal barone. Manuel è sempre più preoccupato per Yana e cerca di fare il possibile per starle accanto e per darle tutto ciò di cui ha bisogno. Allo stesso tempo, però, capisce di dover dedicare più tempo alla moglie, che sembra abbattuta e desiderosa di avere più attenzioni. Cruz non è entusiasta del fatto che Lorenzo ed Elisa abbiano raggiunto un accordo a sua insaputa e, tra l'altro, ha l'impressione che i due si stiano avvicinando molto. Alonso cerca in tutti i modi di vendere il palazzo di Cadice quando ha conferma che un accordo è stato raggiunto, ma senza successo, poiché non è stato abitato per anni ed è in pessime condizioni, perciò gli acquirenti dovrebbero ristrutturarlo a loro spese. Martedì, 10 ottobre 2023. Yana è ancora a riposo a letto, anche se le sue condizioni sembrano migliorare. Pia le dà una mano e si occupa delle sue faccende al suo posto, dato che l'ex Posito non è ancora abbastanza in forma per tornare a lavorare. Non manca molto tempo, però, prima che Petra si accorga che è Pia a fare tutto e che in realtà Yana è ancora a letto. La perfida governante decide di riferire l'informazione a Cruz, che certamente non ne sarà contenta. Lorenzo offre una mano a Don Alonso perché possa mettere in atto il progetto di miglioramento che Catalina aveva suggerito, per far tornare le proprietà alla bellezza di un tempo e perché possano essere messe finalmente in vendita. Alonso non sembra essere sicuro di accettare l'aiuto di Lorenzo dopo tutti i trascorsi che ci sono stati, ma ben presto capisce di non avere molta scelta. La baronessa continua a comportarsi in maniera esuberante e dando grande confidenza a tutti. Sia Cruz che Alonso sono molto a disagio per via della sua presenza alla promessa e vorrebbero farle capire che è arrivato il momento di andare via. Mercoledì, 11 ottobre 2023. Cruz ordina che Yana debba tornare immediatamente a lavoro, in quanto la sua presenza nella tenuta non ha senso se non collabora alle faccende insieme alle altre domestiche. Cruz entra apertamente in contrasto con Pia, la quale decide di continuare a proteggere Yana e le dice di non alzarsi dal letto per cercare di far andare per il meglio la sua convalescenza. Quindi è sempre Pia ad occuparsi delle faccende di Yana. Manuel ha molti dubbi sul motivo per cui Yana sia ridotta così male e fa fatica a spiegarsi anche la presenza di lividi sul corpo. Alla fine, è una rivelazione di Catalina che lo lascia senza parole. Infatti la sorella dice che è stata Jimena a mandare Yana a lavorare dalla sua famiglia, deliberatamente e sapendo che avrebbe sofferto. Inoltre ha fatto sì che la giovane venisse picchiata mentre svolgeva il suo lavoro lì. Il motivo è che Jimena voleva vendicarsi del fatto che Yana avesse partecipato alle riparazioni dell'aereo e avesse sempre appoggiato la passione di Manuel per gli aerei. Il marchesino è sconvolto ed inizia a vedere la moglie, che sembrava dolce e timida, sotto una luce completamente diversa. Giovedì, 12 ottobre 2023. Alonso cerca di organizzare al meglio le cose in famiglia e vuole convincere Cruz ad accettare i soldi di Lorenzo per la ristrutturazione delle proprietà del barone Juan, in quanto potrebbero rivelarsi fondamentali per loro. Il marchese vuole che Cruz raggiunga un accordo con Lorenzo. Ciò che lui ignora è che la marchesa ci ha già parlato e ha già raggiunto un altro accordo. Intanto i due cercano di trovare qualcosa con cui fare pressione sulla baronessa perché decida di allontanarsi dalla promessa e di dare una parte dell'eredità che ha ottenuto dal barone Juan. Ogni tentativo sembra essere vano, perché non sembra esistere niente con cui ricattare o fare pressione ad Elisa. Tutto il servizio, intanto, continua a stringersi intorno a Yana e tutti si dividono le mansioni per fare in modo che l'intero lavoro della ragazza venga coperto. Le sue condizioni migliorano lentamente, mentre Jimena va a scusarsi personalmente con lei, dicendo che non poteva sapere che i genitori l'avrebbero trattata così. Al contempo, Jimena sostiene di non riuscire a spiegarsi per quale genitori sua madre e suo padre, sempre gentili con i domestici, l'abbiano ridotta in quel modo. Venerdì, 13 ottobre 2023. Simona e Candela litigano di nuovo e sembra che sia impossibile ritrovare tra le due donne l'armonia che c'era un tempo.
Intanto, Cruz e Lorenzo pensano ad un modo per allontanare per sempre la baronessa dalla promessa e dalle loro vite per fare in modo che non prenda niente dell'eredità. Fare accordi con lei, infatti, sembra essere impossibile. Don Alonso, quindi, viene escluso dai piani almeno per il momento. Dal fronte africano arriva qualche notizia e quindi Martina riferisce a Lope tutto quello che ha saputo su Salvador, affinché poi riferisca quello che ritiene opportuno a Maria Fernandez. Tra Candela e Simona il rapporto sembra destinato a finire, mentre Elisa confessa di essere disposta a lasciare la promessa. Prima, però, vuole risolvere la questione dell'eredità e vuole farlo a suo favore. Cruz non ha nessuna intenzione di cedere e la questione si fa sempre più infuocata. Voi che cosa ne pensate? Come credete che Manuel deciderà di affrontare questa nuova situazione con Jimena? A voi i commenti!